Nazionale in Italia siamo il leader del calcio. Abbiamo adesso 48 punti vendita in Italia, coprendo tutto il territorio dal nord al sud, e abbiamo lanciato un progetto con investimenti per la ristrutturazione di punti vendite storico, e in parallelo a questo alla fine di luglio, abbiamo aprile a Roma Salaria, al nord di Roma, un punto vendita, la casa dell'Oreca, veramente dedicata e mirata per i clienti Oreca e bar di questa zona, più di 3.000 metri quadri. Sì, a trasformazione sì, perché facciamo il remodeling di Torino e Genova da luglio, la prossima inaugurazione, festività, diciamo che Roma Salaria, e chiaramente abbiamo un piano di sviluppo, ma quando oggi non posso dire più di questo, certo. È ovvio che non posso parlare troppo, chiaramente, certo. I competitori fuori. E abbiamo una cosa di più, che lavoriamo vicino al cliente, e questo fa la differenza. Se io faccio una comparazione con la GDO, la grande distribuzione organizzativa, perché noi abbiamo una relazione di vicinanza con tutti i clienti professionali, e chiaramente apportiamo al nostro cliente una soluzione. Non parliamo solo di un prodotto, un prezzo, e ancora di più, e quello è quello che ha detto sulla prossima. Prima, fare un marchio proprio, abbiamo sviluppato tutti i prodotti uno dopo l'altro con i nostri clienti. Il nostro cliente ha detto le esigenze, termine di qualità, di packaging, anche di prezzo, che sono pronti a pagare per questo prodotto. E abbiamo una squadra, che vuol dire, fenomenale sull'on run, perché sono tutti giovani ragazzi, faccio un bello lavoro vicino al cliente, facciamo molti survey sul mercato, abbiamo un caos sviluppo, è il nostro parte non brand, sul nostro fatturato totale è più o meno più di 20%, quando in Italia penso che la GDO è più o meno 16%. Quindi questo è un bello lavoro, e con questo guadagniamo veramente la fiducia con il nostro clienti, perché quando compra una volta questo prodotto, per forza deve comprare ancora e ancora. L'altra cosa anche è tutti i prodotti italiani, la marca proprio che sviluppiamo qua in Italia, la più grande parte sono dopo mandata all'esterno. Essere un fornitore, non vuol dire essere un fornitore ma proprio dei 48 magazzini in Italia, non è questo. Quando siamo un fornitore ma anche proprio in Italia e anche nei 30 paesi, questa è la bella storia, perché abbiamo la forza e l'esperienza anche di mandare tutti questi prodotti all'esterno, in Germania, in Cina, in Vietnam, in Mandaristi, Orega, ma tutto questo indipendente, questo è per noi. Io vengo da un piccolo paese in Corsica, in questo paese non c'è più niente, non c'è più macellaio, non c'è più bar, non c'è più niente, perché abbiamo un Carrefour a 15 km e tutti questi piccoli, che è il cuore della città al fine, non esiste più. E questo, quando mangiamo un paese così, è una tristezza. Non c'è più un centro della città. Certo. E questo è la nostra responsabilità sociale, anche di aiutare tutti questi piccoli indipendenti.